nonno mi racconta di quando era ragazzo. Allora c'era poco, diciamo, quasi un cazzo. C'era solo la radio, poca televisione, e si comunicava strillando dal balcone. Le strade erano libere, il traffico non c'era, e ci si divertiva pure a sputare per terra. E fare un po' di sesso era una faticata, e ci si accontentava pure di una strusciata. Ci si sposava presto, quasi da ragazzini, e la moglie era come una fabbrica dei bambini. Senti, nipote caro, voglio fare un paragone tra chi ragiona bene e chi resta un coglione. Perché mi pare strano che tutto all'improvviso, in mezzo a sto casino, ci si trovi il paradiso. E poi gli anni camminano e cammina il progresso. Mio nonno non capisce quello che c'è sta adesso. Oggi tra messaggini, web e videochiamate, cioè si diverte un sacco, passano le giornate. Perché noi siamo tosti, più gagliardi, più belli, quelli che per nulla gli aggirano le palle, quelli dell'informatica, la meccanizzazione, quelli che sono cresciuti con la televisione, quelli che in discoteca ballano all'infinito. Ma che ne possa per un vecchio rimbambito? È giusto che al progresso un giovane ci crede, può essere naturale che un vecchio non ci vede, però guardando in giro a quello che succede, forse è più fortunato quello che non ci vede. Quando c'è sta su Facebook chi chiede l'amicizia, intanto mi sono perso una notte con Patrizia. Ma oggi c'è il computer che dà la soluzione, chatto con una ragazza che vive a Pordenone. Parlamo per 3 ore senza risparmiare fiato, chiudo il collegamento e intanto mi sono eccitato. Cerco sul sito porno se trovo un'occasione, ma l'unica alternativa è la masturbazione. Così parte il rituale che fa salire il calore, quello che poi ti lascia quel senso di torpore. Capita qualche volta che il mondo gira storto, perché t'hanno fregato e non te ne sei accorto. Attenti a sto progresso, te va lasciare mutande, perché se te sei ingrappano la cosa è un po' pesante. Ma all'improvviso nonno entra nella mia stanza, mi trova in posizione di un pesce da pranza, col manganello in mano, con l'occhio mezzo spento, una specie di gorilla in fase di lamento. Mentre faccio del tutto per mettere a posto il fatto, dice: nipote caro, scusa se t'ho interrotto, credevo che il computer servisse a un'altra cosa. Certo che sto progresso è tutta una sorpresa. Mo lascia sta ste chat, ste videochiamate, va rimedi a una scopa e fatte una scopata. Senti, nipote caro, voglio fare un paragone fra chi ragiona bene e chi resta un coglione. Perché mi pare strano che tutto all'improvviso, in mezzo a sto casino, ci si trovi un paradiso. In mezzo a sto casino, ci si trovi un paradiso.